E persone speciali, sì, su Radio Bari, ancora persone speciali, perché dopo il nuoto torniamo a parlare, insomma, dell'evento della settimana, possiamo dirlo, no? Vito Santamato, buongiorno, benvenuto. Ciao a tutti, buongiorno. Più che persone speciali, parliamo di un evento speciale. Dai, parliamo di un evento speciale che è Bari Unplugged, che prende il via questa, proprio questa, cioè in realtà è partito già da ieri, diciamo. Sì, ufficialmente è partito da ieri, ma oggi c'è la prima ufficiale. C'è la prima ufficiale, perché ci sarà la Bari Unplugged Night. Yes. Con il B-Duet, con Nicolo Fabi. Il B-Duet, Serena Brancale e Carolina Bubico. Subito dopo Nicolo Fabi, subito dopo una festa con DJ e amici per scatenarci un po'. Ci saranno anche i Black Vibration. Ci una parte anche una parte. E vai che li vedrò finalmente. Così vi faccio perdonare. Sì, ci saranno anche loro. Sì, perché c'è una lunga storia dietro. Sì, questo. Barbara, prima o poi dovrà venire la nostra serata, perché insomma ce lo promette sempre. Oggi ci sarò, promesso. Poi, dopodiché, a partire da domani, sarà domani e domenica, invece, due giorni dedicati, sì, giusto, a questo Bari Unplugged Hi-Fi Vintage Show. Sì, che è una novità quest'anno, perché Bari Unplugged è giunta la quinta edizione. Gli appuntamenti fissi sono sempre stati il concerto e la mostra del vinile da collezione. Quest'anno si è aggiunto questo Hi-Fi Vintage Show, anche grazie alla collaborazione con Mario Sciuti, che è un audiofilo. Gli audiofili sono queste persone che vanno alla ricerca del pezzo di ricambio migliore per far ascoltare meglio l'impianto anche nella propria casa. E in particolar modo gli audiofili che esporranno all'Hotel Central al Bari nei due giorni che hai detto tu, ovvero sabato e domenica, si occupano di hi-fi vintage, cioè tutto quell'hi-fi di un po' di anni fa, andando proprio a cercare i pezzi di ricambio di qualche anno fa. Bellissimo. Quindi insomma è un momento anche particolare per ascoltare meglio la musica e per ascoltarla in una maniera molto originale. E questo si terrà, abbiamo detto, all'Hotel Central, che è praticamente l'hotel che si trova in via Battegima, angolo via Roberto da Bari. La mostra sarà aperta domani dalle 16 alle 21, invece sì, domenica tutto il giorno, dalle 10 alle 21, 11 ore non stop praticamente. Sì, praticamente ad ascoltare musica tutto il giorno. Tutto il quindi giorno, chi se la perde. E poi inoltre domenica ci sarà, parallelamente invece all'Hi-Fi Vintage Show, anche la quinta mostra del disco vinile, tutto il giorno anche lì, però nella Sala Murat, e verranno 38 collezionisti, mi dicevi, da tutta sì, Italia. Sì, ci sono collezionisti provenienti da tutta Italia che esporranno le loro collezioni di vinile, quindi potrete trovare pezzi rari o la chicca del che manca la vostra collezione. E poi ci sono altri appuntamenti, c'è un'area lounge curata da chi? Da chi? Da Radio Bari, ovviamente. Ovviamente da Radio noi, Bari, siamo media partner tu dell'evento, insomma, Radio Bari e Tele Bari. E ci sarò io, contenti ovviamente di avervi con noi. Animerete anche un po' Sala Murat. Sì, 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 sì. Ma ci saranno anche dei DJ ad animare, perché per loro è un momento di cultura. Venire lì e far ascoltare i dischi, anche quei 5-10 dischi della propria collezione, fare ascoltare a tutti i partecipanti alla mostra. Anche perché voglio dire, penso che per un DJ il vinile ha tutta un'altra, crea tutta un'altra, insomma, sensazione, no? Sono sì, altre, soprattutto altro per tipo i DJ di emozioni, old school, chiamiamoli esatto, così. Esatto. Sicuramente toccare un vinile, far suonare un vinile, e insomma ha un fascino diverso sì, rispetto magari all'iPad. Oltre che un suono, secondo molti DJ, più caldo del CD o dell'MP3. Chiederemo poi conferma a Pasquale 33, credo che lui qualcosina in sì, più. Sì, ma io credo che sia d'accordo. Allora, rinnoviamo l'appuntamento. Questa sera ci sarà il concerto del B-Duet, ovvero di Serena Brancale e Carolina Bubico, poi Nicolo Fabi, e poi ci sarà anche, ovviamente ci saranno un sacco di DJ, ci si potrà divertire con il sì, DJ sì, set. Poi da domani fino a dopodomani, insomma, potete divertirvi a suon di musica, con mostre, insomma, per toccare con mano un po' quella che è stata la musica del passato, no? Che non fa mai male, che magari potrà essere anche la musica del futuro, chi lo sa. Sì, ma anche perché sono tornati a produrre i vinili anche per le produzioni contemporanee, quindi si potrà anche trovare qualche novità. Assolutamente, insomma, ci sarà anche Vito Santamato, ovviamente, che è il direttore artistico di Bari Unplugged. Ci sarà anche Sergio Ventricelli, che è l'ideatore della mostra, tra l'altro, ovviamente. E insomma, abbiamo detto tutto, Vito, che dici? Siamo stati bravi? Sì, l'unica cosa che volevo ricordare è che Bari Unplugged è un evento a impatto zero, ovvero tutto quello che produrremo durante l'evento verrà
trasformato in nuove piante oppure in manutenzione di foreste in Madagascar, dove spero perfetto. Che un giorno metteranno il busto mio e di Sergio Petricelli, perché stiamo contribuendo legno, da un po' di anni. Magari. È una scultura di legno, bellissimo, stupendo, la vostra faccia, un'emozione unica. Allora, grazie mille a Vito Santamato, grazie, noi Barbara, ci vediamo grazie a voi. Prestissimo e io vi do appuntamento la settimana prossima, a lunedì, sempre con RadioBari.cult, sempre nuovi eventi, sempre tanti ospiti, però vi lascio ricordandovi la nostra pagina Facebook che è RadioBari.cult e il nostro indirizzo mail .cult@radiobari.net. Già che ci siamo, potete informarvi sul programma di Bari Unplugged sul sito bariunplugged.it, unplugged si scrive, oppure sulla pagina Facebook di Bari Unplugged. Ringrazio Federico Semplice per la regia di Telebari, invece Gianluigi Maggi per la regia di Radio Bari. Grazie mille per averci seguito, buon weekend a tutti, ciao!